Paolo, da allenatore, al di là che le categorie possono essere diverse, tu hai militato tanti anni nei campionati dilettantistici, hai avuto i tuoi successi, i tuoi riconoscimenti, al posto di Camplone tu in questo momento cosa faresti? Attenderesti un tuo giudizio, una sorta di, non dico mannaia, ma considerazione che la società può fare sul tuo lavoro o dopo 3 anni il lavoro che hai fatto, forse quello che hai passato quest'anno, prenderesti una decisione indipendentemente dal valore della società? Dunque, prima di darti la risposta devo fare una premessa molto importante secondo me, perché tu hai detto io anche se a livelli inferiori sono un allenatore, quindi qualcuno potrebbe dire sì vabbè lui è un allenatore quindi difende l'allenatore. Io non voglio andare incontro a questo tipo di considerazioni anche se sarei superiore a tutto. Io la premessa che voglio fare è questa. Camplone sono 3 anni che è a Perugia, io non lo conosco, non ho avuto mai l'opportunità di parlarci, pur essendo abbastanza curioso non sono mai andato a vedere un allenamento di Camplone in 3 anni. Questa è una premessa che la voglio fare. Certo, come si dice? Togli eventuali equivoci, no? Perché se c'è qualcuno che mi può dire che mi ha visto parlare con Camplone, si faccia vedere. Allora, io ti dico, in questi 3 anni ho imparato a stimarlo, ad apprezzarlo, non solo come tecnico, anche come uomo. E ti dico la sincera verità, se mi fai una domanda secca, tu che cosa faresti? Io credo che Camplone abbia avuto una sola opportunità per rimanere a Perugia, andare in Serie A, perché di fronte alla Serie A un tecnico che è praticamente abbastanza giovane, un tecnico che non ha un curriculum straordinario, avere l'opportunità di salire subito in Serie A con una piazza anche di un certo prestigio come Perugia, perché Perugia ha un certo blasone, ha fatto quello che ha fatto anche a livello di Serie A. Bene, io ti dico, se lo dici a me, io non sarei rimasto nemmeno in Serie A. Ti posso chiedere perché? Perché posso avere tutti i difetti di questo mondo, essere basso, essere grosso, essere poco intelligente, però ho la memoria buona e non potrei dimenticare. Chiaro, chiaro, c'è anche dell'emozione da parte di Paolo Flamini, perché insomma crediamo che gli allenatori, un po' indipendentemente da quelle che sono le categorie, diciamo vivono e poi sentono anche un po' quelle che sono le esperienze dei colleghi, quindi immagino che tu ti sarai immedesimato forse in un qualche esperienza precedente in quello che è accaduto a Camplone quest'anno. Ti fa onore secondo me quello che hai detto, il modo in cui l'hai detto, perché in questo palcoscenico, in questo teatrino che ogni tanto il mondo del calcio e chi ci sta intorno, essere veri, testimoniare una forma di rispetto, indipendentemente da quelle che poi possono essere le convinzioni, ad una persona che in Umbria e non solo ha fatto davvero bene nel calcio, ti fa veramente onore. Anche penso nei confronti di un uomo come Andrea Camplone, che oggi ho sentito insomma critiche e tutto quanto, però penso che la serietà e la dignità che ha dimostrato questo allenatore quest'anno penso che sia difficile da riscontrare in altre figure del suo stesso livello, quindi del suo ambito lavorativo. Io ho un'immagine di Camplone che mi rimarrà rispetto anche a quello che poi sarà il suo futuro, quella della sua presenza, del suo essere durante l'allenamento, quel famoso lunedì quando magari dei grandi giornalisti a livello nazionale, non noi che magari possiamo essere considerati simpaticamente anche qualche volta da
da dei tifosi un po' rampanti con la tastiera dei giornalai. Beh, però... adesso non esageriamo, Pedullà e Priscitello lì. No, Priscitello, però Gianluca Di Marzi e Alfredo Pedullà comunque diciamo che sono dei referenti per quanto riguarda il calciomercato. Cioè, Di Marzio è il calciomercato a Sky, che è una praticamente delle emittenti sportive più in voga, in quota in questo momento, davano Camplone per esonerato, quindi certo. Immagino insomma che non sia stata, però l'immagine del Camplone che ha dovuto subire quella giornata, nel modo in cui l'ha subita, e tutto quello rimarrà secondo me un aspetto importante che darà anche grande dignità e grande peso a quello che andrà a fare nel futuro. Prima di sentire il presidente Antonini, credo anch'io che l'esperienza, a meno di grosse sorprese, anche perché poi parliamoci chiaro e usciamo un pochino da quella che potrebbe essere una retorica, non c'è solo la valutazione del Camplone in merito ai risultati, ma ci sono state anche delle frizioni, definiamole così, con alcuni componenti della società. Quindi è chiaro che la permanenza di Andrea Camplone a Perugia probabilmente escluderebbe la permanenza di alcune figure dirigenziali sotto l'aspetto tecnico. Molti pensano a Roberto Goretti, ma nelle ultime insomma, settimane sembra anche che il rapporto con il responsabile dell'area scouting, Marcello Pizzimenti, non sia stato così idilliaco. Quindi crediamo insomma che, visto la vicinanza di queste persone molto al presidente Santo Padre, con cui chiaramente avranno condiviso un progetto societario, immaginiamo che sia difficile per Santo Padre diciamo rinunciare a queste figure e puntare su un allenatore che chiaramente diciamo come il prossimo anno, come metterà piede sulla panchina del Perugia, avrà tutte quelle partite l'obbligo assoluto di vincere. Io credo che tra le tante cose che non può aver dimenticato, un'altra cosa molto importante e indicativa, non può essersi dimenticato di essere arrivato sopra col Fiorito e poi essere tornato indietro. Certo. Questo credo che se lo ricorderà sicuramente. Quindi, sai, noi siamo qui fuori, dobbiamo valutare, dire la nostra opinione. Lui invece si sente qualcosa dentro. Quindi. Certo, quindi...